Ciao ragazzi, allora oggi volevo fare questo video veloce perché per dirvi due cosine. Allora, innanzitutto, scusate se non ci sono stata molto in questo periodo, ma non ho avuto proprio tempo. Comunque sono stata un po' impegnata a fare delle cose per l'università, visto che il 4 ottobre inizio. E, anzi, a proposito, ma non c'è nessuna ragazza che magari capita per caso dal mio canale che va alla LUMSA a San Pietro, facoltà per esempio di Scienze Tecniche Psicologiche della Formazione. Niente, se c'è qualcuno magari mi farebbe molto piacere, visto che io non conosco nessuno, così ho qualche persona che bene o male un po' conosco. E poi un'altra cosa, volevo sapere le ragazze comunque sono andate a scuola, visto che quest'anno non ci devo andare, ma mi toccherà poi andare all'università, com'è andato i primi giorni di scuola, com'è andato, ormai sarà una settimana o due che avete iniziato, e quindi fatemi sapere se è andata bene, se già vi stanno dando i compiti, mi raccomando, mi fa piacere saperlo. Poi volevo dirvi un'altra cosa, una ragazza mi ha richiesto un trucco per Halloween, ma perché non ce la faccio a parlare quando faccio i video? Allora, ricominciamo, una ragazza mi aveva chiesto un video per un trucco di Halloween su una diavoletta e i colori da usare erano il rosso, il nero e l'oro. Allora, io l'ho fatto, partendo dal presupposto che a me non piace Halloween, non piace fare trucchi per Halloween perché tanto poi va a finire che io neanche li uso perché non, solitamente noi non facciamo feste e così, niente di, magari una cena molto, cioè, niente di particolare o di spaventoso comunque. Io l'ho fatto, è molto pesante, ho usato praticamente tutto nero. Perciò, se voi vi piace, cioè, se voi siete comunque curiosi di vederlo, io lo metto perché comunque il video l'ho girato e anche il tutorial l'ho fatto. E magari comunque vi può dare qualche spunto, ecco, non dico che lo dovete fare uguale, ma comunque qualche idea. Non è un trucco super elaborato, è semplicissimo secondo me. Ho usato il rosso, il nero e l'oro. E poi purtroppo non avevo le corna con la diavoletta con la cerchietto, quindi vabbè, ci stavano bene secondo me. Le labbra sono una cosa che mi piacciono di più perché sono rosse con dei billantini, cioè ho messo un ombretto sopra rosso con tutti i billantini, quindi a me piacciono un sacco, io ci sarei anche uscita. Quindi niente, è partita se sentite la voce della televisione e si era zittita prima. Vabbè, comunque queste erano le cose che volevo dirvi, quindi se qualche ragazza va alla LUMSA, fatemi sapere. Aspettate che abbasso il volume perché sennò. Scusatemi, eccomi, quindi se qualche ragazza va alla LUMSA fatemi sapere con un commentino qua sotto. E la facoltà quella è proprio vicino a San Pietro, con la Borgo Pio, Vittorio, non mi ricordo, vabbè. Poi, fatemi sapere come sono andati i primi giorni di scuola, mi raccomando lasciate un commentino qui sotto, che anno fate, come state messi, tutto quello che volete, insomma. E poi ditemi se volete vedere questo trucco da diavoletta, soprattutto la ragazza magari interessata, adesso non mi ricordo il nick, scusami, tanto tu penso che te lo ricordi se me l'hai chiesto, quindi conto su di te. Ok, e nulla, ho già fatto un altro video, adesso carico quello, poi carico questo, e quindi nulla, ci vediamo alla prossima, un bacio!